insomma, non ho da dire un concetto molto chiaro, uno solo. Il risultato di oggi ha un responsabile, e quel responsabile sono io. Chiedo scusa innanzitutto a chi ci paga e poi anche a chi ci tifa allo stesso livello. Per il resto non ho grandi cose da dire. Una partita nella quale non ci siamo presentati, me ne assumo tutte le responsabilità. Sarà ora poi spunto di riflessione da stasera a domani. Non credo ci sia grandi cose da dire. Secondo tempo ci hanno provato, hanno lottato, hanno corso, ma è assolutamente troppo poco per questo livello. Non ho francamente grandi altre cose da dire se non quello che ho detto prima. Mi assumo totalmente le responsabilità di questo risultato. Niente. Grazie, secondo me stasera hanno fatto veramente una magia, perché con tre giocatori in meno, con Gianmarco che all'ultimo purtroppo non si è potuto presentare perché non si sentiva benissimo, e tranquillizziamo tutti, sta bene, sta molto bene, ha fatto il tampone, è tutto a posto, per cui non c'è nessun tipo di problema, però è chiaro che era una partita che non iniziava forse sotto una buona stella, e invece i ragazzi hanno fatto veramente una magia, perché hanno fatto una partita pazzesca. Paradossalmente mi viene quasi da dire che a un occhio distratto potrebbe sembrare che il tiro a tre punti della prima metà della partita, dove abbiamo tirato onestamente con cifre clamorose, ci abbia concesso di vincere la partita solo, cioè abbiamo vinto la partita semplicemente grazie al tiro a tre punti. In realtà poi quando uno guarda la valutazione 139 e 30 assist, io credo che poi il tiro a tre punti sia stato chiaramente decisivo, ma insieme ad altri fattori penso che questa partita qua l'abbiamo giocata tutti ad altissimo livello, cioè voglio dire 30 assist in una partita del genere vuol dire che la squadra si è passata la palla, ha giocato bene. Poi è chiaro che quando inizia a giocare con sempre gli stessi 5 giocatori in campo per falli, perché espulsione eccetera, poi alla fine è chiaro che le energie anche mentali, cioè l'ossigeno al cervello, arriva un pochino di meno e quindi si fa un po' fatica, però direi che è stata una partita pazzesca, per cui una magia, bravo. Però il ritmo della partita secondo me è quello che dobbiamo sempre riuscire a controllare, insieme ai rimbalzi di tutta la partita, vuol dire anche transizioni difensive, a parte nel finale quando qualcuno poverino stava veramente facendo fatica a respirare perché aveva giocato troppi minuti, e infatti li ringrazio ancora anche per questo, però a parte il finale secondo me anche in transizione difensiva abbiamo fatto delle cose eccellenti, per cui direi che sono molto contento. Dobbiamo fare qualcosa di diverso per allungare la rotazione, ne ho parlato con Jack era d'accordo nel partire in quintetto, e credo che il suo apporto difensivo sia stato qualcosa che forse ci è mancato nelle ultime partite a livello di intensità difensiva, quindi credo che ci abbia dato veramente, a volte si dice il capitano deve dare l'esempio, porca miseria, questo è l'esempio perfetto, per cui è stato eccezionale, e poi è chiaro che ci ha aiutato anche nel fare una rotazione un po' più semplice. Poi dopo ci siamo trovati ancora più incastrati, uso questo termine che non si usa, ma nelle rotazioni, quando poi JB è stato espulso, poi alla fine ancora con Vasa per falli, ma forse Vasa la partita era paradossalmente finita, ma con JB invece no, non era finita, perché poi è chiaro che abbiamo visto un mucchio di volte, uno prende un mezzo parziale, una mezza imbaccata, poi entrano un mucchio di fantasmi, che direi che siamo vicini, no, a lui, nella testa, e diventa complicato, per cui direi bene, benissimo il capitano, poi ha giocato 31 minuti, siccome adesso dentro a fare le trasfusioni, sì, esatto. Però no, è stato clamoroso. Prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Prestito promo. Rata mensile 97,63 euro. 9.000 euro in 120 mesi. TAN 5,49%. TAEG 6,31%. Banco di Sardegna. Gruppo Biper.